e il maestro Gennaro Cannavacciuolo le ha dedicato un suo spettacolo. Ciao. Dunque la donna può dirsi uguale ad un giornale e ad un giornale, ne dicenda in tabugie d'ogni color, per corbellare il meschino lettore, più dell'Avanti e del Messaggero e del Corriere Confidenziale, ella si fa cercare, ella si fa comprare, in vendita nei chioschi a tutte l'ore si fa, ma non si dice, si fa, ma non si dice. E chi lo ha fatto tace, lo nega, fa il mendace e non ti dice mai la verità. Si fa, si fa, si fa, ma non si dice, si fa, poi si rifà. E chi lo ha fatto tace, ma si sa che ciò si fa, si fa, si fa, si fa. Ma l'amore no, l'amore mio non può disperdersi nel vento con le rose, tanto è forte che non cederà, non morirà. Io lo veglierò, io lo difenderò da tutte quelle insidie velenose che vorrebbero strapparlo al cuore, povero amor. Forse te ne andrai, ad altre donne le carezze cercherai, ahimè. E se tornerai, già bellezza ogni bellezza troverai in me. Ma l'amore no, l'amore mio non può dissolversi con l'oro dei capelli, finché io vivo sarà vivo. Solo per te. Gennaro Cannavacciuolo, maestro, complimenti. Venga pure qui, ci raggiunga. Buongiorno, buongiorno. Ricordiamo subito lo spettacolo Il mio nome è Millì. Sarà in scena dal 6 al 22 ottobre al Teatro Franco Parenti di Milano. Con due grandissimi musicisti, Dario Pierini e Andrea Tardioli. Millì, beh, è una cantante che ha ammaliato, ha affascinato tutti nel Novecento con la sua voce, una diva del varietà amata dal principe Umberto di Savoia e a Cesare Pavese. Ecco, era talmente bella che il principe Umberto di Savoia perde la testa. Cesare Pavese, 19enne, andava ad ascoltare Millì. Ma qual era la forza della sua bellezza? Era uno charme innato e poi era una grande donna di talento. Ed è stata, vorrei ricordare, è stata la prima interprete di Jenny delle Spelonche nell'opera Da Tre Soldi, diretta da Giorgio Strehler nel 1956. Noi vi dobbiamo salutare, ci dobbiamo congedare. Grazie per aver dato il vostro contributo al concetto di bellezza. Grazie a Gennaro Cannavacciuolo.